Più che guardare l'ora, prendete il tempo. Il sabato alle 18, Radio Pest un col botto, senti un posto freestyle, le già Ronnie Stein. Metti la visiera back e dopo segui sto programma, dici portami lontano da questa monotonia. Torna ogni 7 giorni, fai ascoltarlo anche alla mamma, il nostro nome è Snap Back, puoi chiamarla Hip Hop Mania. Oggi qui a Snapback Radio avremo l'onore di intervistare un pilastro del pianeta rap italiano, presente sulla scena dagli anni 90. Ha iniziato con progetti indipendenti, ha collaborato con le più grandi case discografiche ed ha fondato la Big Picture Management. Manager di Fabri Fibra, Marrakesh e Clementino, è soprannominata la signora del rap. Ciao Paola Zucker! Ciao Lele, ciao Ronnie Style, bella Snapback. È un piacere vederti e ascoltarti, come stai? Bene, 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 siamo qua nella nebbiosa Milano. Bene, noi ti salutiamo dal sole del sud Italia. Ovviamente ti aspettiamo qui in studio, è un piacere chiacchierare un po' con te. E la prima domanda che ti facciamo: chi è Paola Zucker per la scena rap? Ah, forse una veterana magari, ecco, sono qua a combinazione, ho avuto la possibilità di avvicinarmi al rap e all'hip hop in tempi, diciamo così, non sospetti, poiché si sta parlando dell'86-87, quindi io sono del 68 e ho avuto la possibilità di andare negli Stati Uniti. Credo che i primi che si sono avvicinati alla scena rap sono quelli che hanno avuto appunto la fortuna di andare negli Stati Uniti e viaggiare all'epoca, che era un po' più complicato di oggi, era più caro effettivamente, non c'erano i voli low cost, non c'erano i navigatori, non c'era Google Maps, non c'erano i cellulari. E però lo stesso sono riuscita ad andare là, stare lì diversi mesi e combinazione le persone che mi ospitavano appunto erano molto appassionate di rap e così è così che è iniziato tutto. Bene, diciamo che ci siamo allacciati anche alle prossime domande, a quello che hai appena detto, e questa cosa ci rende orgogliosi perché vuol dire che le abbiamo scritte bene. Prepariamo la seconda e ti diciamo subito: radio e hip hop, storia di un amore mai sbocciato, anzi direi quasi un genere bocciato. Perché secondo te? Perché il linguaggio... Questa è una bella domanda proprio, sì. Guarda, perché il linguaggio del rap, che è quello che arriva subito, immediato, e alle volte è crudo, abrasivo, ruvido, controverso, non è quello che si parla nelle radio italiane da sempre. Gli italiani hanno sempre avuto un po' la tendenza di apprezzare le cose più non così dirette, ecco. E probabilmente alcune parole, alcuni testi, come ancora vedi anche in questi giorni, purtroppo si sta ancora dibattendo del valore culturale, artistico, qualitativo. Sì. Quindi è molto questo, le radio probabilmente non vogliono problemi, come non vogliono problemi le TV, e per loro il rap è un problema. È un problema, vero? Gestirlo, non lo vedono come un'opportunità. Al contrario, secondo me lo è la migliore opportunità per entrare in contatto con delle realtà interessanti, anche se alle volte scomode, entrare in contatto con i ragazzi più giovani che hanno molte cose da dire, e in tutte le parti d'Italia, da Genova a Milano a Napoli a Salerno. Sì. Realtà interessantissime musicali, veramente all'avanguardia, e bisogna dare tempo al tempo, bisogna aspettare che le persone capiscano qual è il disegno, insomma. Quindi ci tocca aspettare, Paola, ci tocca aspettare un altro po' e lavorare. Paola, noi prima di continuare con le domande chiediamo 3 brani a te da mandare in scaletta. Sì, allora dai, facciamo, mettimi ti prego un Run DMC, UB Illing. Yo Jay, boom, wait. Day when I was chilling in Kentucky Fried Chicken, just minding my business, eating food and finger licking. This dude walked in looking strange and kind of funny, went up to the front with a menu and his money. He didn't walk straight, kind of side. He asked this old lady, yo, is this Kentucky Fried? The lady said, yeah, smiling, he smiled back. He gave a quarter and his order, small fried Big Mac. You be illin', yo, illin', what you tell that kid? You be illin', illin', you be illin', illin', you be illin'. You want a ticket to see Doc?
you was in the mood. But hope you did not read it was a can of dog food. You be illin, illin, illin. You be illin, illin, illin. You be illin, illin. Yo, what are you doing? You be illin. You be illin. Big up, raga! Never back! Allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies? The back of the club, sipping my wet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, passing, music blasting. But I just can't quit because one of these honeys Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it, I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with Benzes, see notes by the layers, true to life players. Jump in the Rover and come over. Tell your friends, jump in the GF3. I got the chronic by the tree. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Poppa. To the honeys getting money, playing fellas like dummies. I love it when you call me Big Poppa. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Why? Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Straight up, honey, really, I'm asking. Most of these fellas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Soon as he buy that wine, I just creep up from behind and ask you what your interests are. Who you be with? Things to make you smile. What numbers to dial? You gonna be here for a while? I'm gonna call my crew. You gonna call your crew. We can rendezvous at the bar around 2. Plans to leave. Throw the keys to little C's. Pull the truck up front and roll up the next one so we can steam on the way to the telly. Go fill my belly. A T-bone steak, cheese, eggs, and Welch's grape. Conversate for a few, cause in a few we gon' do what we came to do. Ain't that right, boo? True. Forget the telly, we just go to the crib and watch a movie in the jacuzzi. Smoke L's while you do me. I love it when you call me Big Poppa. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Poppa. To the honeys getting money, playing fellas like dummies. I love it when you call me. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Why? Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Baby. How you living, Biggie Smalls? Imagine in Benz's, giving ends to my friends, and it feels stupendous. Tremendous cream, get a dollar and a dream. Still tote gas strapped with infrared beams. Chopping O's, smoking line optimals. Money, ups and clothes, all a brother knows. A foolish pleasure, whatever. I had to find the buried treasure. So grams I had to measure. However, living better now, coochie sweater now. Drop top BMs, I'm the man, girlfriend. Honey, check it. Check. Tell your friends to get with my friends. Your friend. We could be friends. Shit, we could do this every weekend. That's right. Alright? Right. Is that alright with you? Yeah. Keep banging. I love it when you call me Big Poppa. Throw your hands in the air if you're a true player. I love it when you call me Big Poppa. To the honeys getting money, playing fellas like dummies. I love it when you call. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Baby. Prossima domanda.
Oggi hip hop fa rima con Milano. Vedi, ci allacciamo anche alla cosa che hai appena detto. Ad eccezione di, volevamo sapere da te due nomi rilevanti. Secondo te, dov'è che sta spaccando oltre Milano in Italia questo genere musicale? Vabbè, ma senz'altro Napoli, Salerno e Roma, senz'altro. Genova era partita bene, si è consolidata, non ci sono più nuovissimi che stanno, cioè senz'altro ci saranno dei ragazzi giovanissimi che stanno lavorando, ma non sono ancora arrivati alla ribalta. Mi pare che la scena trap stia dando molto sia a Roma che a Napoli. A me piacciono tantissimo Lele Blade, Vale Lambo e credo che siano quasi, guarda, ti direi quasi internazionali. Io, fosse per me, proverei veramente a lanciarli anche all'estero, perché hanno una musicalità, hanno un modo di interpretare la melodia trap con le sonorità partenopee che secondo me è fighissimo. Io, per dirti, capisco la metà probabilmente dei testi, ma li trovo melodicamente perfetti. Poi ovviamente c'è Clemente, c'è Lucchè, insomma c'è una scena ricchissima. Si vede che ci abbiamo i brividi, Paola, riesci a vedere? No, non c'è la... a distanza non riesci. Io sto in silenzio, va bene. Non ci credo. Va bene, ma Ronny, io non so se la prossima domanda la vuoi fare tu, tanto ce l'abbiamo qui. Vai. Capitolo sfera, attenzione, perché qui apriamo il capitolo sfera. Può davvero un rapper trapper influenzare così tanto una generazione a tal punto da diventare un problema per la nazione? Qui ci allacciamo al disastro di Ancona e ci teniamo a sapere cosa ne pensa Paola di questa cosa. Questa è una questione molto delicata. Guarda, la prenderò alla lontana. E parlando proprio dell'importanza che assumono certi idoli per i ragazzi, no? Però non voglio dire, non voglio fare paragoni, faccio solo un esercizio quasi meccanico. Una volta John Lennon, non mi ricordo neanche che anno fosse perché non ero nemmeno nata, ma negli anni 60 senz'altro ha detto: i Beatles sono più famosi di Gesù. Quello che ovviamente lui intendeva era dire che i Beatles smuovevano masse di ragazzi abnormi. Ecco, questo gli costò tantissimo. Credo che, ancora vedendo un documentario, ho capito che per lui fino alla fine è stato un problema enorme, perché questo costò veramente dei boicottaggi, la gente scese in piazza negli Stati Uniti, bruciarono addirittura sul rogo i dischi. Ecco, io adesso non voglio fare paragoni artistici, chiaramente, ma questa cosa è sempre successa. I ragazzi si rivedono nei loro idoli, che sono quelli che comunque in qualche modo li rappresentano, che parlano delle loro storie, dove loro comunque in qualche modo si vedono, riescono a riflettersi in quel tipo di immagine. Io credo che i genitori stiano perdendo un'importante chiave di lettura nei loro figli, se condannano e semplicemente poi censurano questo tipo di linguaggio, perché comunque le realtà di cui parla Sfera esistono, a prescindere dai suoi testi, e quindi questa cosa qui è anche un pretesto per parlare di quell'argomento. Purtroppo la tragedia di Ancona e di Corinaldo è talmente immane che credo che non la gente in questa fase non si stia accontentando di trovare il colpevole, che può essere la capienza del locale, il proprietario che forse non aveva adeguato il locale negli anni, oppure il peperoncino. Io credo che la gente non si accontenti di queste, voglia trovare un capro espiatorio. Abbiamo detto lo stesso quando ci siamo esposti, sì. Qualcuno che magari, ecco, un capro espiatorio che possa rappresentare il problema della vuotezza di questi anni. Ecco, non credo che sia così semplice, penso che la cosa vada molto al di là sia molto più complessa dei testi di Sfera Ebbasta. L'unica cosa che ci siamo permessi di dire noi, abbiamo espresso comunque il nostro pensiero, è stato quello che abbiamo condannato Sfera in una sola cosa: il fatto che non si sia espresso con un video, non ci abbia messo la faccia dopo l'accaduto, perché se non sbaglio, ovviamente possiamo anche aver frainteso noi o non aver visto qualcosa, però se non abbiamo capito male, Sfera non ci ha messo la faccia in un videomessaggio dopo l'accaduto. Questa è l'unica cosa che gli abbiamo rimproverato. Per il resto non è assolutamente colpa sua, perché lui lì, da quello che abbiamo saputo, non ci è mai arrivato in quel locale. Infatti, sì, le notizie raccontano questo. Guarda, è una situazione molto, molto complessa, che ovviamente ha una ripercussione, tra l'altro, su tutto. L'Italia è un paese molto arretrato da certi punti di vista, e speriamo che almeno colga l'occasione per mettere in sicurezza i locali,
magari per lavorare di più e non pensare solo a incassare e basta. Credo che sia almeno che porti una grande riflessione quello che è successo, perché è molto importante non andare in confusione, cercare di agire e agire nel modo più giusto possibile, insomma. Speriamo bene per il futuro della nostra nazione e per i club che ultimamente stanno ricevendo un bel po' di problemi dopo questo accaduto. Allora, eccoci di nuovo qui, stiamo chiacchierando come se fossimo al bar con la nostra mitica Paola Zucker. Paola, tutto bene? Tutto bene Lele, tu? Bene, bene, tutto alla grande, poi è un piacere essere qui con te che ci stai trasmettendo energia, sorrisi e tanta cultura. Noi questo cerchiamo, questo vogliamo e ti ringraziamo per questo. Grazie a voi, ragazzi. Andiamo avanti con la prossima domanda, ci pensa Ronnie Style. Allora, i rapper, come dici nel libro rap tuo che ho letto, sono dei guerrieri che ce l'hanno fatta, riprendendo una canzone di Jay-Z, giustamente. Ma sì. Fibra, Marra e Clemente, nonostante la frase degli anni non sei del ghetto, mica ti hanno sparato, quelle cose lì, come hanno fatto ad essere lì, nel mainstream, come si dice? Anche se non sono americani. Anche se non sono americani, Anzi, guarda, poi hanno pure superato gli americani, perché il rap italiano vende molto, ma molto, ma molto di più in Italia che non il rap americano, no? Il rap italiano è assolutamente avantissimo in questo. Guarda, l'hanno fatto veramente a fatica, perché nulla è arrivato facile. Adesso chiaramente le nuove generazioni si trovano un mercato pronto. Sono anche molto bravi, non c'è niente da dire, ci sono dei talenti veri nei nuovi ragazzi, Gali, Spera stesso, Plaza, ci sono dei ragazzi bravissimi che però hanno trovato un terreno molto fertile. All'inizio non era così, quindi guarda, è stato un gran lavoro a 360 gradi, quindi un po' lavoravi sul live, un po' lavoravi sui dischi che erano validi, un po' lavoravi sui media, quindi appunto spiegavi la tua cosa, no? E così piano piano conquistavi nuovi territori che si univano man mano e creavano appunto un panorama più aperto e più fruibile. Però hai visto, ci sono voluti un po' di anni, diciamo. Tanti ce l'abbiamo anni. Fatta, ma è stata dura, ok. Tanti anni. Smooth as I wanna be, fuck with me, use a goner. Oh, that's the way it is. Fuck yeah, and that's the way it's gonna be. Why? Puffin' up on a dank and drinking mad brew, taking names, and after that I'm kicking ass to breathe. Time to flow. Can I get a rhyme to go? Hey, yeah, Pac, and I'll sit back, straight up, design it slow. Days to see a young nigga come up, another punk run up, he'll have to get his gun up, cause I ain't taking no shorts, like a Newport for exploding the floor like Jordan, exploding on the hoop court. And I don't wanna be nothing like Mike, cause even Michael's life is an itty bitty wet trifling. And when you in the spotlight, you get jock, right? But you're not snot tight, huh? Bucking anybody who fuck with mine, when will they realize I'm straight out to get mine? You gotta get yours, I gotta get mine. You gotta get yours, get mine. I gotta get mine. You gotta get yours, 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 I gotta get mine. I keep my mind on my money, money on my mind. On the trigger, nigga, hand on my nine, smoking blunts of skunk, making holes of pumps, and only underground funk bumping out of my trunk. Little life of a hustler, high till I die. Meeting bitches, getting riches, miss me with lies. Picture me living out my life as a buster. I'd rather pop up a shot for my Glock and blast motherfuckers. I live a thug life, baby, I'm hopeless. Choking on bendo, trying to keep my focus. Don't let that bullshit worry me. Fuck the fame, I'm true to the game till they bury me. God gave me game, so I'm hustling. Pour out some liquor for my niggas, Tupac is still struggling. My nigga Bree knew the time, yeah. Whether it's rhyme or crime, nigga, I gotta get mine. I gotta get mine, you gotta get yours. 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 I gotta get mine. Now tell me, can you measure the amount of applause I keep getting every time I pick up a mic and start spitting? The sidewalks of New York.
York to start bumping, jumping around with the motherfucking clown, and I'm down to the fullest. And break a nigga's ass up, proper did I shock you, cause I got you in my pocket again. The new Jackson, you Jackson, knew me and my niggas when I used to run it way back when. Way back when. I boasted it, roasted it, coasted to the pinnacle because of what I do with a pen. Do with a pen. It's vernacular precision, connected two lines in the division. Plus, when I had loose and flutes, it's guaranteed to sell like prostitutes. I never had a love for hoes, to put it blunt. They want me in the back, but bitch, I'm in the front. Don't front, and really I don't need a reply. Pull yourself together as you pass me by. I'm on a whole nother level, them hoes is left. I told you before, keep your pussy to yourself. Goodbye. So many niggas lied to have. It's funny what a motherfucker do for math. I got fractions caught up in my everyday actions. Point equal to your real satisfaction. Fucking anybody who fuck with mine. When will they realize I'm straight out to get mine? You gotta get yours, I gotta get mine. 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 You gotta get yours. Nigga, 19, nigga, 3, you better handle your business. You better get what's coming to you, or you ain't never gonna find it. You know what I'm saying? Get life. Yours. Yeah, sending this one out to my man Killer B. No doubt indeed, with that weed, you know what I'm saying? That old real shit. There's a war going on outside, no man is safe from. You could run, but you can't hide forever from these streets that we done took. You walking with your head down, scared to look. You shook, cause ain't no such things as halfway crooks. They never around when the beef cooks. In my part of town, it's similar to Vietnam. Now we all grown up and old and beyond the cops' control. They better have the riot gear ready, trying to back me and get rock steady. By the Mac 1 double, I touch you and leave you with not much to go home with. My skin is thick, cause I'll be up in the mix of action. If I'm not at home, puffin' live, relaxing. New York got a nigga depressed, so I wear a slug proof underneath my guest. God bless my soul before I put my foot down and begin to stroll into the drama I built. And all unfinished beef, you will soon be killed. Put us together, it's like mixing vodka and milk. I'm going out blasting, taking my enemies with me. And if not, they scar, so they will never forget me. Lord forgive me, the Hennessy got me not knowing how to act. I'm falling and I can't turn back. Or maybe it's the words from my man Killer Black that I can't say, so what's left an untold fact. Until my death, my goal's to stay alive. Survival of the fit, only the strong survive. Yo, we live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We live in this till the day that we die. Survival of the fit, only strong. In between two worlds, trying to get dough. You know when the dough get low, the juice go. But never that. As long as fiends smoke crack, I'll be on the block hustling, counting my stacks. No doubt, watching my back and proceed with caution. 5-0 working, no time to get lost in. The system niggas using fake names to get out quick. My brother did it and got back with 2 ounces. I live with one with scores, hit the block call. That's my man Twin when he got bagged. I fucked me up, God. But shit happens for a reason. You find out who's your true keepers when you're upstate bleeding. You can't find a shorty, the truth, you bid with you. Hit with a 2-4 is difficult. While on the streets, I try to maintain. Tight with my Lucas, hoes like to run game. Some niggas like to trip, but I ain't with that tricking shit. I'm like a Jew, saving those who I could bid with. Pushing a Lex, now I'm set, ready to check. No matter how much loot I get, I'm staying in the projects forever. Jakes on the blocks, we out clever. And beef, we never separate, grow together. When worse come to worse, so my peoples come first. Try to react and get the motherfucker feeling served. My crew's all about blue, fuck looking cute. I'm strictly 10 boots, an army certified suits. Puffin' nails, lay back, enjoy the smell. In the bridge, getting down, it ain't hard to tell. You better realize. We live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We live in this till the day that we die. Survival of the
survival of the fit, only the strong survive. Life is still we live our lives till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. Still we live our lives till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. Life is still Paola, sembra quasi che tu conosci le domande che stiamo per farti, ma in realtà possiamo comunicare ufficialmente che ci siamo sentiti prima dell'intervista 30 secondi prima. Quindi no, giuro che non sapevamo, non ci siamo detti le guarda, domande, lo giuro. Guarda che domanda arriva, senti. Come vedi la scena trap rap italiana di oggi, guardando tutti questi ragazzini usciti ultimamente, secondo te tutti possono farlo realmente o tra 10 anni nessuno si ricorderà? Al contrario di pilastri come i nomi che già sai, che nonostante le mode sono sempre esempi da seguire. Secondo te? Allora, chiaramente una parte sparirà, la maggior parte sparirà completamente. 70% secondo me. E una parte invece resterà. No, non credo che sia destinata a sparire tutto. Credo che, al di là del fatto che comunque il rap e la trap, che è legata a doppio nodo con il genere, sia chiaramente un genere preso dagli Stati Uniti, quindi mutuato da là, è portato dall'America. Qua non è un genere tipico nostro. E però secondo il mio modesto parere, quelli che rimangono di più e più a lungo sono quelli che ci mettono più del loro, cioè che lo italianizzano senza snaturarlo naturalmente, che però aggiungono qualcosa di più oltre a fare bella figura o la copia del rap americano che funziona. Quelli che sono più personali sono quelli che funzionano di più, come ti dicevo, Gali, Sfera, Plaza, le Blade, Vale Lambo, ecco, anche nei video mettono un immaginario che secondo me non è fine a se stesso, resta, è artistico e quindi potrebbe rimanere. Ci vuole anche un sacco di lavoro per rimanere, perché ti dirò una cosa che ho visto sul campo, per quanto sembri difficile arrivare a diventare così, come si dice, come si suol dire, famosi, è molto più difficile restare. Ma molto più difficile. E uno già dice: ma come? Già è difficilissimo diventare famoso. Sì, è vero. Ecco, immaginati che restare è il doppio più difficile. Lo dice sempre Fibra, Paola. Io esco fuori domande che abbiamo preparato noi. Io guardandoti volevo farti una domanda, anche per vedere la tua espressione. Posso? Poi, certo. Se non ti piace, la tagliamo, non la mandiamo in onda. Però io ti volevo chiedere, guardandoti negli occhi, chi è liberato? No, io a te. quindi ce la chiedi tu a noi sta cosa. Tu lo sai, Paola, ma non è che eri sul gommone quando lui ha fatto il live a Mergellina, no? No, okay. Ho fatto delle ricerche dettagliate. È veramente un progetto fighissimo quello che... Oh, ma tra l'altro sono stati bravissimi a non... Io penso che non lo sappiano. Io tutto il tempo pure conosco di gente nell'ambiente e ma nessuno lo sa. Sono dei geni, perché non si è saputo nulla, nessuno sa nulla. Cioè, è davvero una cosa assurda questa qua di Liberato. È proprio sì, è proprio assurda. Guarda, credo che sia un caso veramente quasi mondiale. Dai, perché... lavoraci per far fare un featuring Clementino, Fibra, vediamo un po'. Magari, anzi, facciamo un appello, scusa. Facciamolo. Dai, sì. Allora, Liberato, non so se ti arriva questo video messaggio, però organizzati, cerca di fare qualcosa per arrivare a Paola Zucker in modo tale da fare un featuring o con Marra, o con Fibra, o con Clemente, o magari con tutte e tre insieme. Ti prego, Liberato. Una gem session. Vai. Ci teniamo molto. Paola, qual è la prossima canzone? Jay-Z, Public Service Announcement. Allow me to reintroduce myself, my name is Ho, H to the OV. I used to move snowflakes by the OZ. I guess even back then you can call me CEO of the ROC. Ho, fresh out the frying pan into the fire. I be the music biz number one supplier. Fly it in a piece of paper bearing my name. Got the hottest chick in the game wearing my chain. That's right, ho, ho. Not DOC, but similar to them letters. No one could do it better. I check cheddar like a food inspector. My homie Strick told me, dude, finish your breakfast. So that's what I'ma do, take you back to the dude with the Lexus. Fast forward the jewels and the necklace. Let me tell you dudes what I do to protect this. Shoot at you actors like movie directors. Say the movie, dog. Big up raga, Snap Back Radio. Back! You know the deal.
Dre, though. Beats by Supremo for all of my people, Negroes and Latinos, and even the gringos. Yo, check it, one for Charlie Hustle, two for Steady Rock, three for the fourth coming live, future shot. It's five dimensions, six senses, seven firmaments of heaven to hell, 8 million stories to tell, nine planets faithfully keep in orbit with the probable tenth. The universe expands length, the body of my text possess extra strength, power lifted powerless, up out of this towering inferno. My ink so hot it burned through the journal. I'm blacker than midnight on Broadway, your Myrtle. Hip hop passed all your tall social hurdles, like the nationwide projects, prison industry complex, working class poor, better keep your alarm set. Streets too loud to ever hear freedom ring. Say it back in with your sleep. It's dangerous to dream, but your chain cats get they chip. You dead now. Killing fields need blood to graze the cash cow. It's a numbers game, but shit don't add up somehow. Like I got 16 to 32 bars to rock it, but only 15% of profits. Ever seen my pockets like 69 billion in the last 20 years spent on national defense, but folks still live in fear. Like nearly half of America's largest cities is one quarter black. That's why they gave Ricky Ross all the crap. 16 ounces to a pound, 20 more to a key, a 5 minute sentence hearing and you're no longer free. 40% of Americans own a cell phone, so they can hear everything that you say when you ain't home. I guess Michael Jackson was right, you are not alone. Rock your hard hat black as you in the terror dome, full of hard niggas, large niggas, dice tumblers, young teens in prison greens placing life numbers, crack mothers, crack babies and AIDS patients. Young bloods can't spell, but they can rock you a PlayStation. This new map is with my motherfucker's ass. You wanna know how to rhyme, you better learn how to add. It's math. Max. Mighty most deaf. It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science. What are we talking about here? Mighty most deaf. It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science. What are we talking about here? What are we talking about here? Yo, it's one universal law, but two sides to every story. Three strikes and you bitten for life. Mandatory. Four MCs murdered in the last 4 years. I ain't trying to be the fifth when the millennium is here. Yo, it's 6 million ways to die from the seven deadly drills. 8-year-olds getting found with 9 mils. It's 10 p.m. where your C's at. What's the deal? He on the hill pumping krills to keep their bellies filled. Lighting the ass with heavy steel. Sights on the pretty shit in life. Young soldiers trying to earn their next strike. When the average minimum wage is 5.15. You best believe you gotta find a new grind to get cream. The white unemployment rate is nearly more than triple for black. So frontliners got their gun in your back. Bubble and crack, jewel theft and robbery to combat poverty and end up in the global jail economy. Stiffer stipulations attached to each sentence. Budget cutbacks but increased police presence. And even if you get out of prison, still living, join the other 5 million under state supervision. This is business. No faces, just lines and statistics. From your phone, your zip code, the SSI digits. The system break, man. Shining women in the figures, two columns for who is and who ain't niggas. Numbers is hard and real and they never have feelings, but you push too hard, even numbers got limits. Why did one straw break the camel's back? Here's the secret, the million other straws underneath it. It's all mathematics. Mighty most deaf. It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science. What are we talking about here? Mighty most deaf. It's simple mathematics. Check it out. Dunque, allora andiamo avanti con le domande. Chiediamo. Capitolo Fabri Fibra, il nostro rapper di Snapback Radio preferito, icona dell'hip hop in generale, quello che ha portato il rap nel mainstream. Come è successo tutto questo? Punti di forza e debolezze dell'artista. Allora, punti di forza, sì, senz'altro la sua enorme determinazione, quasi abnegazione al genere, al lavoro. È veramente molto concentrato, molto focalizzato. Punti deboli, bah, ti direi, vista la carriera, gravi punti deboli non ne vedo, visto che le cose alla fine sono andate bene e vanno come devono andare. Lui, diciamo che non so se può essere un punto debole mascherato da punto di forza o viceversa, ha questi momenti di blackout, no, dove sparisce e scrive, viaggia, vive e poi ritorna. Ecco, in queste fasi ovviamente non lavora, e quindi, o meglio, non lavora
in pubblico, live. Oh, ecco. E quindi chiaramente fai più fatica a tenere uno schedule, un programma costante. Alla fine invece secondo me si traduce in una forza, perché lui è così, non abusa della propria immagine, e adesso che ci sono i social 24 su 24 io trovo che stia diventando veramente un vantaggio quello di sparire un po'. Trovo spiacevole per gli artisti che sono tutti i giorni sul cellulare, perché diventano quasi più i nostri amici che non degli artisti, no? E quindi ha un vantaggio ovviamente che ti tiene in contatto con la community, ma sì. Dall'altra parte trovo che li renda un po' troppo umani. Io non so se questa cosa qua mi piace. Cioè, io quando ero ragazzina ascoltavo i Police, ascoltavo appunto i Clash, Marley, ma non avrei quasi neanche voluto vederli a casa loro, davanti al caminetto, che si raccontano non lo so, non fai fatica a percepire questa cosa, ad accettarla, il fatto che tu riesca a vedere il tuo artista preferito per un ragazzo normale, che tu vedi il tuo artista preferito nelle storie di Instagram, tutto quello che fa H24, questa cosa non riesci ad accettarla. Infatti non so voi come la vedete sta cosa, perché magari voi siete più giovani, ma non lo so se i ragazzi, che dici, non perde un po' di quell'allure, di quel fascino? Perde il fascino, perfetto. Per me, allora, personalmente, guardare artisti che fanno divertire, tipo per esempio le storie di Clementino, io ogni volta che le apro sorrido, questa è una cosa bella. Però dall'altra parte preferirei solo vederlo sul palco, preferirei solo percepire la sua musica, ascoltare i suoi brani, più che il tutti i giorni, diciamo l'H24 generale. Questo sì, sono d'accordo. Infatti vedi, siamo d'accordo allora. Sì. Ok raga, carichiamoci con un po' di musica. Smoking weed in the street without cops harassing. Imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue Bahama waters. No welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Days are shorter, nights are colder. Feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing. Fashion, designer clothes. Lacing your click up with diamond rolls, your people holding dough, no parole, no rubbers, going raw, imagine law with no undercovers, just some thoughts for the mind, I take a glimpse into time, watch the blimp read, the world is mine, if I rule the world, imagine that, I free all my sons, I love them, baby, black diamonds and pearls, could it be, if you could be mine, we both shine, if I rule the world, still living for today, in these last days of time. The way to be paradise life relaxing. Black, Latino, and Anglo-Saxon. Armani exchange the range. Cash, lost tribe of Shabazz. Free at last. Brand new whips to crash. Then we laugh in the illa path. The villa houses for the crew. How we do? Trees for breakfast. Dime sexes have been stretches. So many years of depression make me vision. The better living. Type of place to raise kids in. Opening eyes to the lies. History's told foul. But I'm as wise as the old owl. Plus the gold child. Seeing things like I was controlling. Click rolling. Tricking six digits on kicks and still holding trips to Paris. I civilized every savage. Give me one shot, I turn tripe life to lavish. Political prisoner set free, stress free. No work release, purple M3s and jet skis. Feel the wind breeze in West Indies. I lick Coretta, Scott King, mayor of the cities, and reverse things to willies. It sound foul, but every girl I meet will go downtown. I'd open every cell in Attica, send them to Africa. If I rule the world, imagine that. I free all my. Right up to the sun.
thugs living worried. Ducked down in car seats, heat's mandatory. Running from Jake, getting chased, hunger for papes. These are the breaks, many mistakes, go down out of state. Wait, I had to let it marinate. We carry weight, trying to get laced. Flip the A stack to safe. Millionaire plan to keep the gap with the cocked hammer. Making moves in Atlanta, back and forth scrambler. Cause you can have all the chips, be poor or rich, still nobody want a nigga have a shit. If I rule the world and everything in it, sky's the limit. I push the Q45 infinite. It wouldn't be no such thing as jealousies or B felony. Strictly living longevity to the destiny I thought I'd never see, but reality struck. Better find out before your time's out. What the fuck? If I rule the world, imagine that. I free all my sons. Times. If I ruled the world, imagine that. I'd free all my sons. If I'm not baby, black diamonds and pearls. Could it be if you could be mine? We both shine. If I ruled the world, still living for today in these last days and times. If I ruled the world. A, Maria, Alfabeto, B, Benessere, I, Catania, D, Latan, R, Tony, Fabrizio, G, Generazione, H, Online, I, Versetti, dalla A alla Z è l'uomo che prega il Dio, nonostante il demonio in noi si fa il suo duomo, io faccio fatica a radunare le mie forze, esercitati, oggi radunano gli eserciti, ah, analfabeta trattati, A, A, abracadabra, atti mi adatti, all'attività, accanimento, anti-attenuanti, altri aprono abitudini ansimanti, A, acrobazia, allergia, A di anoressia, apatia, abbattimento, anatomia, addio, buenas dias, bella, bella stronza. Benzina, batteri, boati, in terra bombardata. Ci coalizziamo con chi è che ci capisce. Chiesa, Corano, Cattolica, chi costruisce. Dovendo Dio darci delle direzioni. Dentro dubbi, dilemmi, domande, doti, distrazioni. Dalla A alla Z è l'uomo che prega il Dio, nonostante il demonio in noi si fa il suo duomo. Io faccio fatica a radunare le mie forze. Esercitati, oggi radunano gli eserciti. Eventi evidenti e di essere o non essere. Gli esempi filtrano follie, faticate fino al doppio. Frutta fatta a cerchio perfetto come Giotto, G come G8. Gazzelle giù le mani, guidati, giovani gruppi, geni, Gesù, Giuliani. Afghanistan, habitat, hobby, horror, hit, parade, hit list, Italia. Hip hop, invidia, ingordi in aria. Levati, lavati, masterizzi malaria. Niente nemici, navighi naufragato. No, nulla è nato, nessuno nominato. Dalla A alla Z è l'uomo che prega il Dio, nonostante il demonio in noi si fa il suo duomo. Io faccio fatica a radunare le mie forze. Esercitati, oggi radunano gli eserciti. Oh, osservo ore e ore, ottimo orecchio, otto ottavi, otto orizzonte, ogni odore. Potesse poi parlarti, prometterti partenze per posti, paesi, popoli in pace, provenienze. Poi qualcuno qui, qualcun altro qua e là. Qualcuno rompe relazioni riportando realtà. Realizzeresti rovine, ricordi, rimpianti, rabbia. Si pari a stagione, settembre, sole sulla sabbia. Ti temo il terrore, temo tremendamente. Unendo uomini ugualmente, un unico ultimatum. Urla, ululati, ubi, versioni zenta, bob, zero zippati. Dalla A alla Z è l'uomo che prega il Dio, nonostante il demonio in noi si fa il suo duomo. Io faccio fatica a radunare le mie forze. Esercitati, oggi radunano gli eserciti. Ne andiamo avanti con l'ultima domanda, Paola. Noi ti disturbiamo per l'ultima domanda ed è: Marracash e Clementino, perché sono sotto l'ala protettiva di Paola Zucker? Chi sono per lei sia a livello artistico che umano soprattutto? Ma guarda, sì, sono veramente degli amici vicini. Io credo che, guarda, il management per funzionare bene ha bisogno di una visione comune del mondo. Adesso non voglio usare parole altisonanti per forza, però effettivamente vai più d'accordo se vedi
le cose allo stesso modo, altrimenti un contratto non ti lega abbastanza, perché non può essere solo una questione economica. Abbiamo vediamo sia l'hip hop che certe cose del mondo appunto nella stessa maniera. Questo ci avvicina molto, ci dà la possibilità di essere uniti nel processo creativo artistico, anche se io non sono artista, non entro in studio con loro, non suggerisco né rime né tantomeno canzoni, titoli eccetera. Posso fornire delle basi, ma poi il lavoro artistico vero è loro. Trovo che entrambi abbiano delle caratteristiche eccezionali. Marra è sempre stato lo scrittore più profondo, secondo me, che abbiamo, in grado veramente di, guarda, su tante cose veramente è in grado di cristallizzare anche il pensiero mio. Avrei voluto dire quella cosa in quel modo, insomma, mi rappresenta, non so come dirti. Clemente, per me, la sua genialità è il modo che ha di essere 110% campano, partenopeo, ma nazionale. In questo ti dico la verità, di nuovo non voglio fare paragoni artistici, ma io ero e sono tuttora una grande amante della musica di Pino Daniele, no? E mi trasmetteva quel calore, quella positività, quella forza del sud, che a Genova abbiamo sentito sempre molto, se vuoi. Infatti non a caso sono due città gemellate, no? Napoli e Genova sono uguali effettivamente. Sì. E lui ha questa enorme capacità di portare la musica napoletana, che è splendida e meravigliosa, ma riuscendo a renderla abbastanza nazional popolare, no? E questo secondo me è un talento che pochi hanno e che a lui ha regalato anche molto. Non so se avete visto appunto il Don Raffaele che ha fatto a Sanremo. L'ha fatto anche qui con la chitarra quando è venuto ospite. Ha preso la chitarra dall'altra parte e ha iniziato a cantare. Bellissimo. Lì insomma, guarda, ti garantisco che c'era tutto il teatro che non volava una mosca, e c'è stata una standing ovation, credo l'unica di quell'edizione del Festival di Sanremo. Io voglio vedere in quanti oggi sono in grado di fare una cosa del genere, quindi è stato proprio spettacolare. Beh, Paola, mi viene voglia di abbracciarti forte, anche perché dalle cose che hai detto io ti comunico che siamo cresciuti a Pane e Pino Daniele, e parlare con te di Clementino, che io ti posso dire che ero tra il pubblico quando ho assistito all'ultimo concerto di Pino prima della sua morte, ed ero tra il pubblico proprio quando ho visto l'affetto che ha trasmesso Pino a Clementino e Rocco Manto quando sono saliti sul palco. Cioè, lui ha fatto capire alla città di Napoli: io un giorno andrò via, seguite sti ragazzi perché ce l'hanno. Questa è una cosa che ha reso davvero orgoglioso lui e me in secondo piano, perché faccio il tifo per lui da sempre, sono stato onorato di averlo qui in studio e magari prenderemo un caffè tutti insieme un domani, vediamo. Mi piacerebbe molto, e vedrai che il prossimo album di Clemente ti stupirà. Speriamo bene. Noi ringraziamo Paolo Zucchero, è stato un onore chiacchierare un po' con te, ti ringraziamo per la bella persona che sei e per tutto quello che hai fatto per la musica in Italia. Grazie da Snapback Radio, Lele Job e Ronnie Style. Grazie Paola, salutaci con l'ultimo brano. Ti direi gli Outkast, Miss Jackson. Dai, il singolone. Grazie, ciao. Ciao Paola, ciao. Ragazzi, grazie infinite, siete bellissimi, state bene. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas. Mamas, mamas. Baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Miss Jackson, ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Dramas, mama, don't like me. She be doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant.
daughter. Got a special thing going on. You say it's puppy love, we say it's foreground. Hope that we feel this way forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. Ten times out of nine, now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the Goodyear swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Look at the way he treats me. She look at the way you treat me. You see your little nose ass homegirl and got your ass in up the creek, G. Without a pad on, you left to straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my dick all in, I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, envy, cheating, beating, and the N to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones, you can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for